Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, la trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo della crisi del settore cerealicolo, ma anche dell'asta benefica che si svolgerà ad Expo. Andremo poi alla scoperta di un'azienda dove si allevano lombrichi. Entriamo subito nel vivo della puntata. Crisi del settore cerealicolo, sentiamo! Un settore in crisi ma di cui si parla poco è quello cerealicolo, la cui congiuntura si ripercuote, è inevitabile, anche sugli altri settori. È un settore anch'esso in crisi, come tutti gli altri d'altronde. È un settore che è una crisi che si sta trascinando da diversi anni. È una crisi più che altro dovuta al prezzo, ma anche dovuta sostanzialmente ai costi di produzione alti rispetto a altri stati che importano la loro merce in Italia, diciamo. Una crisi di fronte alla quale anche il settore stesso deve farsi delle domande. Dobbiamo fare un mea culpa, diciamo, che non siamo strutturati in modo uniti e compatti in modo da fare una massa critica sul mercato e competere con gli importatori di cereali che stanno invadendo il nostro mercato, insomma. Preoccupazione anche per il nuovo PSR. Non ci sono fondi proprio disponibili per noi, per il nostro comparto, sono misure per altri settori, ma specifiche per il comparto cerealicolo non ce ne sono. Ci sono investimenti per delle attrezzature all'avanguardia, però in momento di crisi non ci sono soldi per comprare queste attrezzature, insomma. Una forma d'amore ritrovata arriva ad Expo. L'asta benefica organizzata ogni anno dalla Latteria Vograndi di Pegognaghe e dalla Confederazione Italiana Agricoltori quest'anno raddoppia e arriva nel capoluogo lombardo. Un'iniziativa importante ad Expo, che cosa succederà, che cosa farete? Ad Expo l'8 ottobre saremo presenti all'esposizione nel padiglione della regione con una forma di 10 anni e faremo un'asta. Un'asta che ormai a Mantova siamo già abituati, era la quarta edizione che facevamo quest'asta, ma per la prima volta all'Expo saremo presenti con una forma di parmigiano reggiano di 10 anni e la taglieremo nei confronti dei spettatori. Speriamo che le cose vadano per il meglio e come succede a Mantova, raccogliere un buon quantitativo di denaro. Avete già deciso a chi sarà destinato questo contributo, quindi il ricavato di quest'asta? Certo, quest'asta viene organizzata insieme alla Regione, che lo devo ringraziare, la Regione, sia il nostro assessore all'agricoltura Gianni Favo, che ci ha permesso di fare questa bella esperienza. Quindi il ricavato verrà devolto allo Stato del Nepal. Come mai questa scelta? Questa scelta è perché l'Expo già dall'inizio dei primi giorni veniva fatta una raccolta per il terremoto al Nepal, quindi noi abbiamo voluto partecipare con la nostra forma di 10 anni per il fatto che anche noi siamo stati terremotati e quindi abbiamo voluto contribuire con questa forma di 10 anni a sostegno dei terremotati del Nepal. Quali sono le caratteristiche di una forma di 10 anni? Uno può pensare che siano tanti, invece appunto a Mantova c'è l'esperienza che è ancora molto buono questo formaggio.
Certamente. Con questo vogliamo dimostrare che è un prodotto genuino, fatto solo con latte e caglio e con una lunga stagionatura, fatto con un latte di alta qualità, si può ottenere anche un prodotto a lunga conservazione. L'asta benefica si svolgerà giovedì 8 ottobre dalle 16 alle 18 presso lo spazio lounge del padiglione Lombardia di Expo Milano. Mantova si conferma leader nella coltivazione del kiwi. Un'annata, quella appena trascorsa, ottima sia per la resa che per la qualità. Piante cariche di frutti sani ad alto grado Brix. Per i kiwi mantovani quella del 2015 è davvero un'ottima annata. La vendemmia potrebbe anticipare di una decina di giorni rispetto alla media. Manca poco quindi, poco più di una settimana per la raccolta dei kiwi che vedono Mantova al primo posto in Lombardia per i volumi di produzione. Tra Roverbelle, Marmirolo, le colline moreniche di Volta Mantovana, Cavriana e Monzambano, la superficie in produzione è di 382 ettari, il 75% del totale lombardo, per oltre 71.000 quintali di frutti. Mantova, spiega Coldiretti, è leader lombarda grazie ad un terreno particolarmente adatto, ricco di calcare e sassoso, caratteristiche che evitano il ristagno d'acqua, tanto temuto da questa coltivazione, il cui frutto è un rimedio naturale per i malanni dell'autunno. Ricco di vitamina C, superiore addirittura al limone, all'arancia e al peperone, il kiwi contiene anche una grande quantità di potassio, vitamina E, rame e ferro. La sua pianta è inoltre raramente aggredita da parassiti. I frutti messi sul mercato quindi non contengono quasi mai residui di fitofarmaci. Conferma l'annata positiva Lucio Speranzini, che con i suoi 10 ettari nell'azienda di famiglia Roverbella è uno dei più grandi produttori di kiwi della provincia. La resa è alta, si aggira sui 350-400 quintali per ettaro, spiega, e la quantità è ottima grazie all'estate poco piovosa. Nel Mantovano, tra l'altro, non si sono verificati tanti casi di asfissia radicale che in Veneto stanno penalizzando molte aziende. L'unico intoppo potrebbe essere rappresentato dai prezzi di mercato. Potrebbe penalizzare l'arrivo sul mercato di grosse quantità di kiwi greco, prosegue Speranzini, perché se svendono il prezzo crolla. Si chiama Agri Lombricoltura Terra Viva. È un'azienda nata dall'idea di quattro giovani imprenditori per ridare vita alla terra. Come? Il letame proveniente dai loro allevamenti di vacche da latte per la produzione di parmigiano reggiano viene trasformato dai lombrichi in un humus con delle caratteristiche particolari che viene distribuito in tutta Italia. È nata da un problema che era il sovrabbondante letame da smaltire delle nostre aziende agricole. E quindi siamo, partendo da questo problema, abbiamo pensato di valorizzare, che una strada per smaltire questo letame era valorizzarlo, quindi trasformarlo in un altro prodotto che è l'humus di lombrico. Abbiamo avuto questa idea di questo nuovo tipo di allevamento, abbiamo guardato un po' in Italia, su internet, cercando di prendere un po' di informazioni, poi abbiamo scelto di cominciare, quindi acquistare i lombrichi per fare l'allevamento. E dopo questo passaggio abbiamo iniziato ad aumentare le lettiere e a cercare clienti, e clienti migliori, i clienti più indicati sono stati quelli dell'agricoltura biologica, che ancora oggi ci chiedono sempre di più questo prodotto. Un ciclo tutt'altro che veloce, ma che sta dando i suoi frutti. Il letame appena uscito dalle stalle viene infatti inserito in un separatore che divide la parte liquida da quella solida, permettendo di avere un prodotto più fine e più uniforme, che porta ad un humus particolare. Le caratteristiche sono che è un prodotto trasformato, quindi pronto per l'utilizzo delle piante. All'interno del terreno non deve subire trasformazioni, quindi viene utilizzato subito dalle radici, può essere messo anche in contatto con le radici, quindi all'impianto delle piante come vigneti o frutteti. Essendo già mineralizzato non ha più odore ed è molto fine, quindi se ha bisogno anche di meno prodotto per la concimazione. Quest'anno i quattro giovani imprenditori, Alessandro Gandolfi, Giulia Caramaschi, Davide Gemelle e Maurizio Vincenzi di Pegognaghi, è arrivato anche il premio Oscar Green, che Coldiretti ogni anno consegna alle aziende guidate da giovani che hanno dimostrato carattere innovativo. Quest'anno abbiamo partecipato a un concorso di Coldiretti che è Oscar Green e ci hanno premiato per la nostra attività, insomma, come attività innovativa guidata da giovani, che siamo tutti e quattro giovani. È un bel
preso stimolo per continuare e cercare di migliorare, di fare poi sempre meglio. E in effetti a fermarci non ci si pensa proprio. È iniziata infatti una ristrutturazione di una parte dell'azienda recuperata per ampliare gli spazi e realizzare una zona di stoccaggio, punto vendita e lavorazione. Curiosità sull'allevamento dei lombrichi? Sul sito www.agrilombriculturaterraviva.it potrete conoscere l'intera storia. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Festa dell'uva Bondeno di Gonzaga e Fiera del Tartufo a Borgo Franco sul Po. Andiamo alla scoperta di due importanti eventi in provincia. Expo in Corona Tuber Food, tutto esaurito per la presentazione milanese della manifestazione di Borgo Franco sul Po, kermesse che per l'occasione guadagna il titolo di Fiera Nazionale. Il tartufo bianco di Borgo Franco è sempre più protagonista ed apre le danze il 2 ottobre, data di apertura ufficiale della fiera con il convegno presso il Museo del Tartufo. Nel 2015 si celebra l'anniversario dei 900 anni della morte di Matilde di Canossa. Borgo Franco, terra matildica, la ricorderà con la rivisitazione in centro storico nella stessa serata del 2 ottobre da parte della compagnia teatrale Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero e a seguire con lo spettacolo di Sand Art sulla storia di Matilde di Canossa. Dopo il primo fine settimana di ottobre, dal 2 al 4, la manifestazione proseguirà dal 9 all'11 e dal 16 al 19. Gli elogi per la festa dell'uva di Bondeno di Gonzaga di questo fine settimana e del prossimo si sprecano. In una sorta di mini expo della cucina del Basso Mantovano, l'associazione Bondeno in Piazza ancora una volta ha fatto centro come tradizione da ormai 30 anni. Una festa autentica, genuina e ben organizzata, una calamita per tantissimi appassionati provenienti dalla provincia ed oltre. Siamo molto orgogliosi di questa festa perché vede un'enorme partecipazione di pubblico, in quanto riusciamo a soddisfare tutte le esigenze dei nostri visitatori, dal ristorante tradizionale al ristorante del pesce di mare, alla carne alla griglia, quella che è alle mie spalle, al sugul, il famoso budino fatto con l'uva, al gnocco fritto e tante tante altre. Riassumendo, si può scegliere tra il ristorante tradizionale, il ristorante di pesce di mare, la pizzeria, la carne alla griglia, il sugo fatto sul posto, il gnocco fritto ed il pane appena sfornato. Il tutto in un contesto di cultura e spettacolo con la mostra del bonsai, le orchestre di liscio, il piano bar e l'attrazione di Contorno, una sagra di Parese di rara qualità. Bisogna accendere i riflettori sulla governance del Po. Servono regole comuni per il grande fiume perché una gestione frazionata tra province che non esistono più e localismi eccessivi rappresenta un pericolo per quella che è invece una risorsa sul piano economico, turistico e ambientale. La Lombardia è pronta a fare la propria parte, invita le regioni del bacino idrico del Po a cogliere l'invito a coordinarsi per una legislazione omogenea. Così dichiara l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava ai colleghi di Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Partiamo da una pesca sostenibile nel fiume Po per il rilancio turistico del grande fiume, osserva Fava. È un obiettivo al quale Regione Lombardia crede, anche alla luce delle collaborazioni avviate su altri bacini idrografici. Se pensiamo al lago di Garda, infatti, le intese con Regione Veneto e la provincia autonoma di Trento hanno permesso di realizzare le norme vigenti. Agricoltura sociale Lombardia, una realtà territoriale dopo Expo. Questo è il titolo del workshop conclusivo del progetto che ha visto protagonista la provincia di Mantova attraverso l'azienda speciale Forma e che si è tenuto ad Expo. Agricoltura sociale promuove un insieme di pratiche che coniugano l'aspetto imprenditoriale dell'agricoltura con un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, all'inclusione di persone con disabilità o in situazioni di difficoltà e allo sviluppo delle comunità locali. Il progetto è nato col fine di sviluppare e promuovere un nuovo modello di inclusione lavorativa, promuovere quindi la costituzione di una rete tra realtà agricolo-sociali lombarde e la conoscenza dei prodotti di qualità. Destinatari del progetto sono le persone con disabilità psichica, psichiatrica o intellettiva, detenuti e o ex detenuti, tossicodipendenti, alcoldipendenti, persone con disabilità fisica, rifugiati, immigrati, minori a rischio, donne in difficoltà e anziani.
Per battere la disoccupazione giovanile, ecco la prima giornata dedicata all'innovazione, con le idee creative dei giovani imprenditori per raggiungere nei prossimi decenni l'obiettivo nutrire il pianeta energia per la vita. L'Esposizione Universale di Milano ha ospitato venerdì 2 ottobre giovani provenienti dalle campagne di tutte le regioni italiane e anche dall'estero per partecipare all'Oscar Green, il premio alle imprese più innovative promosso dai giovani della Coldiretti. Al padiglione No Farmers No Party, all'inizio del Cardo Sud, sono stati allestiti spazi per consentire di toccare con mano l'estro, i prodotti e le straordinarie storie di innovazione di cui sono protagonisti giovani creativi dei campi e che sono destinati a cambiare la vita quotidiana della gente. La mostarda mantovana è un prodotto che ha saputo coniugare il rispetto della tradizione gastronomica contadina con la ricerca di mercati sempre più ampi che vanno oltre i confini provinciali, al punto che oggi la mostarda tradizionale di fattoria è presente sugli scaffali di negozi specializzati di molteplici paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Giappone, Belgio, Bielorussia, Germania. I suoi pregi? Essere un prodotto di fattoria trasformato in azienda dagli stessi agricoltori, seguendo i tempi e le consuetudini delle famiglie rurali. Per far conoscere ancora meglio questo prodotto, il Consorzio Agrituristico Mantovano ha realizzato una guida con la storia, le caratteristiche, la produzione e gli abbinamenti, oltre a presentare le caratteristiche che differenziano la mostarda di fattoria da quella industriale. La presentazione è domenica 4 ottobre durante il Festival della Mostarda. Primo fine settimana di apertura per la Fiera del Riso Vialone Nano Mantovano. Dal 1 al 18 di ottobre infatti Piazzale Levoni, zona parcheggio della Favorita, ospiterà le tenso strutture dove il riso mantovano diventa protagonista. La manifestazione, come ogni anno, è organizzata dalla Strada del Riso e dei Risotti Mantovani. Proloquio e associazioni partner cucinano per tutta la durata della manifestazione risi e risotti che valorizzano attraverso ingredienti sempre differenti il riso Vialone Nano. I menù varieranno di sera in sera, non potrà mancare il risotto alla pilota ad eco con o senza il puntel, ma i maestri risottai si cimenteranno in accostamenti prelibati ed insoliti, come porcini e fondello di maiale, con il somarino, riso porri, gorgonzola e zafferano, ma anche al baccalà, alla zucca, salsicce, vincotto e molti altri. Per scoprire il menù completo delle varie serate è possibile consultare il sito internet www.stradadelrisomantovano.it. A Borgo Franco sul Po è di scena la 21esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo. La manifestazione proseguirà per tre fine settimana fino al 19 di ottobre. Convegni, mostre, rivisitazioni storiche, oltre ovviamente ad un ottimo stand gastronomico con specialità a base di tartufo. Questi gli ingredienti di una manifestazione che ogni anno lascia sempre di più il segno. Per gli appassionati delle auto ci sarà anche un raduno di Ferrari, ma anche raduni di auto storiche e sfilate e mostre di bici storiche, ma anche momenti di approfondimento per imparare a conoscere sempre meglio questa prelibatezza del territorio mantovano. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.tuberfood.it. E per questa puntata è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova, in collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità.